Comes the music. Electric Lorem. Ed eccoci in studio, sempre SanthiAgo, Erika, sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo. Questa sera siamo in studio sempre con il programma di Electric Lorem, il salotto di Electric Lorem, un progetto radiofonico dedicato al mondo delle label, artisti emergenti e amanti della musica elettronica più ricercata. Partiamo da questo pezzo di Cursa Darkseid, artista inglese. Dubstep a tutto andare, poi ritorniamo in studio. Torniamo in studio, sempre al salotto di Electric Lorem, siamo SanthiAgo. Erika questa sera siamo presenti. Olè, alla grande, questa sera Erika mi farà compagnia. Aspettiamo finalmente solo voi che ci raggiungiate qua in studio, chiaramente. Questa sera non abbiamo ospiti in studio, Erika. L'altra volta abbiamo avuto la presentazione della serata che poi c'è stata ieri a Dynamo, Disclose, la nostra serata, sottolineiamolo. Che è andata anche abbastanza bene, siamo felici della riuscita di questa sera. E l'altra volta in studio abbiamo avuto Alice Blom Sartoria e Vanessa Dupre, che ci hanno raccontato un po' la loro collaborazione, questo nuovo progetto che è nato tra di loro, tra un ago, un filo e una foto. Una rete di creativi praticamente. Sì. Questa sera invece siamo fortunatissimi perché portiamo in studio con un'intervista telefonica, più tardi partirà il suo live, Qing con la Q. Qing con la Q. Cosa è successo, Erika? Praticamente un giorno mi sveglio, era un sabato, come al solito accendo il computer, vado a farmi un caffè, mi metto davanti al computer. Mentre sono lì a ciappinare, come dicono qui a Bologna, davanti alla tastiera del computer, clicca qua, clicca là, trovo questo artista, Qing. Una scoperta un proprio. Un classico di Electric Lorem. Praticamente cosa succede? Vedo questa immagine, questa foto senza volto. Ah sì, questa qua. Quella che poi è sul suo profilo Facebook e sulla sua pagina SoundCloud. E questo non volto mi incuriosisce. Schiaccio play e rimango completamente sconvolto da quello che comunque sono le sue sonorità. Qing è toscano. Ce l'abbiamo la Toscana, quindi abbiamo anche l'accento toscano stasera, non vedo l'ora. Abbiamo anche l'accento toscano, sì. Noi la Toscana ce l'abbiamo nel sangue, abbiamo una fotografa che è toscana, la nostra Margherita Caprilli, che ci accompagna in tutte le serate di Electric Lorem Disclose, e quindi tutte le foto che trovate sui nostri portali sono le sue. E anche gli artisti sono tutti toscani. E questo è fantastico. Da Gold Street l'altra volta a Qing di questa serata. Niente, vi facciamo ascoltare un po' di musica e poi continuiamo a parlare. Erika. Ciao SanthiAgo. Come stai? Io sto da Dio, tu? Oh, fuori fa freddo. Qua in studio no, però qua si schiatta con queste luci soffuse, finalmente. Finalmente Erika ha capito come gestire le luci dello studio. No, perché sono invivibili i neon. C'è questo neon bianco che a volte potrebbe essere piacevole, ma a volte quando cioè neon mai. No, infatti. Ho appena detto una cavolata, vabbè, dai. Oh, e quindi Erika, cosa ci racconti? Ma che cosa vuoi che ti racconti, Erika? Non lo so, io vorrei far parlare un po' te, perché la voce femminile in radio è sempre molto piacevole. Dai, parlaci un po' di Disclose, se voglia. Di Disclose. Disclose è il nostro evento, ormai da un anno direi, no? Sì, dai. Evento che abbiamo avuto il piacere di iniziare al Punto di Bologna, con delle serate stile aperitivo, artisti ogni volta diversi, tra musica e arte, quindi avevamo esibizioni a livello di artisti appunto visual, avevamo artisti musicali, qualsiasi cosa diciamo potessimo immaginare l'abbiamo avuta, penso. Sì, abbiamo provato di portare diversi appuntamenti, sì. Di artisti, diciamo, esatto. Un bel po' di artisti. Un bel po'. Tra l'altro molti sono passati per i nostri podcast che troverete sempre sulle nostre pagine. Se volete spulciare abbiamo il sito che è www.electriclorem.com, oppure potete andare sulla pagina, sulla rubrica di Electric Lorem, che di Maccheroni Elettronici, la nostra rubrica appunto, che dove troverete tutti i nostri podcast e raccontiamo un po' quelli che sono, esatto, anche gli artisti, la visione anche che abbiamo dell'artista. La visione, sì, anche geometrica che abbiamo dell'artista. Sì, sì. No? Assolutamente. Sì. Quello che ci ispira a livello visivo, una musica o un set. Quindi quella è una cosa interessante forse da leggere. Boh. Dateci un occhio e vedete voi. Sì, cliccate. Io volevo un attimino... chiudere le due date di Disclose così e poi basta, non ne parlo più, giuro. Cioè, zero pubblicità dopo. Zero pubblicità, dopo basta. Noi saremo mercoledì prossimo sempre Dynamo, giusto? La Velostazione di Bologna. La Velostazione di Bologna. E in questo mercoledì che verrà ci sarà una performance di due artiste che faranno appunto questa performance di live painting. Loro che cosa faranno? Vi svelo un po' quello che sarà la serata, su una base musicale, selezione appunto musicale, ricerca di questa. Loro dipingeranno su un foglio di plexiglass confrontandosi l'una con l'altra, ovvero una dipingerà e farà delle... non lo so, disegnerà delle immagini, mentre l'altra scriverà dei pensieri che in quel momento suscitano magari per la testa. Tutto in trasparenza, quindi una da una parte del plexiglass, l'altra dall'altra. Un confronto. Un confronto artistico tra poesia e disegno. Assolutamente, assolutamente sì. Niente, io ritornerei sull'artista. Sì, vi facciamo ascoltare ancora un po' di set. Facciamo che ascoltiamo un po' di musica, poi ritorniamo sull'artista e sveliamo un po' realmente come si chiama, da dove viene, che cosa ha fatto sinora, e poi dopo lo chiameremo per fare un'intervista telefonica. A dopo. Wave. Sempre studio Radio Città del Capo, il salotto di Electric Lorem, SanthiAgo ed Erika. Siamo partiti con il live di Qing, il suo vero nome è Tommaso Di Filippo. Lui è toscano, producer fiorentino, ex bassista, chitarrista, viene dal mondo del post-rock, diciamo. In realtà non si direbbe da quello che stiamo ascoltando. Io qualche cosa in questo momento, però tu che sei una bassista potresti confermare. Specialmente post-rock, assolutamente lo shoegaze non si elimina. Ok. Lui è stato recensito da un sacco di riviste, a parte Maccheroni Elettronici, che è la nostra per il suo ultimo album, e New Hope Magazine, che collabora con noi, ricordiamolo. Ma è stato anche recensito da PTV School e Rock It. Diciamo che ruota intorno all'ambient, come avete sentito, il tribale, sonorità, bassi morbidi, atmosfere molto interessanti, tante atmosfere. Io non lo so che cosa aggiungere, Erika, oltre a questo. Ti posso dire quello che mi suscita visivamente: un insieme di forme geometriche colorate, quindi da cerchi a triangoli, tutti qua, icosaedri che si muovono nello spazio. Questo, in poche parole, tanta roba. Sì. Questo live è veramente tanta roba, è stato creato appositamente per il salotto di Electric Lorem. Teoricamente è una selezione di produzioni di Qing, che dopo magari ci svelerà lui per telefono. Sono sia produzioni vecchie che produzioni nuove, diciamo, ancora che devono essere fuori, no? Sì, più recenti. Quindi niente, io aspetterei di chiamarlo e approfondirei il discorso con lui. Nel frattempo vi lasciamo ad ascoltare questo live meraviglioso. Ritorniamo un attimino in studio per dirvi che tra poco faremo il collegamento con Qing. L'ho appena contattato su WhatsApp. Ci possono dire queste cose retroscena. So che lui ci sta ascoltando, quindi sono felice. Siamo felici, ci stai sentendo benissimo. Ciao Tommaso, lui si chiama Tommaso Di Filippo. Ciao Tommaso, tra un po' ti chiamiamo, quindi pronto? Cioè tieni il telefono lì, eh? Tieniti pronto che tra un po' ti chiamiamo. Per chi volesse ascoltarlo dal vivo, lui sarà qui domenica a Bologna e non vedrò l'ora di ascoltarlo dal vivo e soprattutto di abbracciarlo e conoscerlo perché sono felicissimo di averlo conosciuto in chat. Poi abbiamo fatto una mezza chiacchierata per telefono, tra l'altro è una persona squisita, veramente molto disponibile, se la tira zero, e ci tenevo a sottolinearlo. E quindi sarò felicissimo di incontrarlo e fare 4 chiacchiere con lui. Lui suonerà domenica 18. C'è questo evento in via Stalingrado, OZ Bologna, giusto? Sì. Correggimi se sbaglio. Ex senza filtro, perché potrei incappare in questo errore, invece no, è OZ. Esatto. E c'è questo evento che partirà alle 14 di pomeriggio sino alle 24. Ci sarà una carrellata di artisti, uno più bravo dell'altro. Io sarò lì ad ascoltarmeli tutti. Tra tutti questi ci sarà Qing, che noi ascoltiamo questa sera in radio e domenica lo vedrete dal vivo. Ora provo a fare il collegamento telefonico e poi dopo lo avremo in onda con noi. Vi lascio con il suo set. Torniamo in studio, appena fatto il collegamento telefonico con Qing che dovrebbe essere in linea in questo momento. Tommaso, ci sei? Sì, ciao a tutti. Grande Tommaso. Quindi ciao. Ciao Erika, tu non l'hai conosciuta, la conosci questa sera? Sì, infatti no. Ci conosciamo così in radio. Bene. Forse riuscirai a vederla anche domenica. Come stai? A dire il vero sono un po' influenzato, infatti c'ho un po' il naso tappato, un po' di tosse, ma... Però l'accento toscano non l'hai perso, fantastico. L'accento toscano ti è rimasto, quindi questa cosa quello, sì, è quello radiato. Ci piace tantissimo. Quindi dicevamo prima in trasmissione che tu domenica sarai qua. Sì, esatto. Ci vuoi raccontare un po'? Sì, sinceramente appunto ne so poco anch'io e ho visto, dato un po' un'occhiata, è un festival di una giornata molto interessante e ci sono molti live sempre appunto legati all'ambiente elettronico e ci sono anche performance, ho visto, di varie arti, giochi e appunto io suonerò nel palco del collettivo HMCF, giusto? Esatto, sì, e stavo per invertire le lettere, quindi mi ha salvato. Avevo notato da come ti sei rallentato sul palco. Sì, è un po' problematico da dire, però loro alla fine sono molto bravi, veramente in gamba, organizzano delle serate fantastiche. Io, esatto, sì, li seguo da tempo, però nonostante questo non sono mai riuscito. Tra l'altro hanno una calendarizzazione strepitosa. Ho visto, hanno chiamato degli artisti veramente fantastici qui a Bologna. Sì, infatti è una realtà che seguo spesso. E insieme a me ci saranno un punto DAO, che è un producer di Milano con cui appunto sono amico e oltre che collega, e Marco Maioli, che non conoscevo, ma insomma sono ascoltando un po' di roba stile French Touch, mi piace molto. Bene. Tommaso, io partirei con l'intervista, se a te non dispiace. Sì, perfetto. Io volevo un attimino capire, ho letto un po' su le cose che comunque ho trovato sui tuoi portali, no? Che tu vieni da un mondo rock. Sì, sei bassista e chitarrista. Esatto, sì. Come mai ti sei avvicinato alla musica elettronica? Diciamo, nella musica elettronica comunque l'ho sempre, è stato un percorso parallelo a quel rock. E penso che, a parte i mostri sacri come Daft Punk, i Prodigy, Fatboy Slim, diciamo i primi artisti che mi hanno legato all'elettronica sono stati i Digitalism. Mi ricordo, uscì questo album quando avevo 16 anni e da lì comprai tipo la Drum Machine, persi il capo. E da quel momento è un percorso sempre appunto portato avanti insieme al rock, talvolta anche contaminandolo, però non avevo mai provato ad avere un progetto mio, o almeno sì, ci avevo provato ma con scarso interesse. E ultimamente ascoltando sempre più musica elettronica, anche tralasciando un po' il rock, negli ultimi 2 o 3 anni mi è presa la voglia, appunto non avendo più un gruppo, di fare qualcosa di mio. Da qui è nato appunto il progetto Qing. Progetto figo direi. Da quello che sento, da quello che ho sentito e da quello che comunque mi hai appunto dato per la trasmissione radio, direi che è veramente fantastico. Dai, grazie. Un ottimo lavoro. Appunto era un po' il frutto di questo percorso elettronico che avevo portato avanti negli anni, in qualche modo poi avevo necessità di esprimere questo. Ok. Il tuo EP è uscito il 10 febbraio, giusto? Sì. Corey Feldman, dico bene? Esatto, sì. Vuoi parlarci un po' di questo? Com'è stata la produzione? Che attrezzatura ha utilizzato? Sì, intanto è un EP, però ha un'impronta comunque totalmente autoprodotto, sia appunto dal punto di vista dell'audio che delle grafiche. E non ho neanche provato a proporla a qualche etichetta, volevo proprio che come prima uscita fosse qualcosa di autoprodotto, come concetto fosse quasi il CD che le band registravano nel garage, era un po' quella la concezione. Okay. Quindi ti rifai al tuo passato praticamente? Sì, comunque appunto qualcosa è rimasto, quindi certo. Sì. E E nulla, l'ho scritto, l'ho finito di scrivere, cioè l'ho iniziato e finito a dicembre, e più che altro durante le vacanze di Natale, stato il periodo in cui ho lavorato più di tutti. E cioè, avevi un botto di roba proprio da... Sì, esatto. Il regalo natalizio. Il regalo natalizio, esatto. E nonostante siano solamente 4 tracce, comunque ho cercato di dare un percorso come se fosse un concept album, e infatti stavo ispirato da sentimenti comunque nostalgici, e a questo tema che secondo me è il tema portante dell'EP, che è quello della nostalgia dell'infanzia rubata. Infatti si chiama Corey Feldman perché è il nome di un attore che tra l'altro ha fatto film storici tipo i Goonies, film del genere, perché lui rappresenta un po' gli attori di quella generazione lì, che attori prodigio che venivano sfruttati durante l'infanzia, e al quale però gli è stato totalmente portato via per via del lavoro e delle relazioni sociali, e che appunto adesso si trovano come degli adulti a cui manca sostanzialmente l'infanzia. E questo è quello che ho cercato un po' di tradurre in musica. Era un tema che mi aveva appassionato in quel periodo, e quindi ho cercato poi di riportarlo in musica. Ok. Visto che mi hai raccontato tutto questo percorso, per questo lavoro che tu hai fatto per questo EP, no? Mi verrebbe da chiederti che cos'è in realtà la musica per te. Tu parti da appunto il tuo passato che è rock, all'elettronica, quindi che cos'è, che cos'è la musica? Questa domanda un po' la temevo, perché non l'hanno fatta anche di recente. No, non mi dire la musica è vita, ti spezzo le... Certo, volevo dire una cosa del genere. No, è bannato, quell'espressione è bannata. No, sinceramente non saprei bene come rispondere. Senz'altro, cioè, diciamo che io ho un rapporto strano con la musica, perché c'è stati lunghi periodi in cui l'ho proprio abbandonata, nel senso che non suonavo e non ascoltavo niente di nuovo. Non avevo stimoli di scaricare musica nuova, mentre altri periodi in cui invece il contrario, ero affamato di musica nuova, come ora che sono sostanzialmente, passo tutti i giorni su Spotify ad ascoltare musica nuova, e c'è questo rapporto un po' strano. Ora appunto senza voler fare l'artista, filosofo, però appunto la vedo un po' come una buona amica che quando che c'è non c'è, ma è una parte di te, diciamo, quando ti serve lei c'è. Esatto, sì, e che anche quando non siamo in contatto comunque è sempre presente. È sempre presente, sì. Ok, io ho letto un po' il tuo setup, no? Per produrre, per i tuoi live. Ti sento poco. Ho detto, mi senti adesso? Sì, un po' meglio. Ok, perfetto. Stavo dicendo, ho letto un po' quello che era il tuo setup quando suoni, quando fai live e quando produci a casa. Io ho visto che comunque tu usi veramente un'attrezzatura minimal. Sì, tutto sommato sì. L'idea era quella, cioè inizialmente quando ho cominciato a suonare, l'idea era di suonare con un MPC della HAI, un campionatore, insomma un campionatore storico, sia per comporre che in fase di live, perché sono affascinato da quell'estetica lì, insomma, da quel metodo di composizione. Poi per un motivo o per un altro, un po' per comodità, un po' perché per soldi anche, insomma, certo. Ho deciso di optare per Ableton, che comunque mi dava parecchia versatilità sia dal punto di vista live che di composizione, e di affiancargli appunto un controller sempre della HMPD, che è un controller MIDI ma riprende per fattezza, diciamo, l'MPC, il discorso dei pad, certo. E differenziometri, certo. E ora come ora mi trovo bene, anche perché mi piace il live improntato con questo stile qui, però non sto escludendo, insomma, di inserire anche sintetizzatori, soprattutto in fase live, insomma, per rendere un po' più ampio il set, insomma. Ok. Senti, ti volevo chiedere, tu hai suonato? Suoni ancora? Sì. Sai cantare? No, sono negato. Porca miseria, ti volevo chiedere di cantarci una canzone. Sto scherzando. Ah, per fortuna. Senti, progetti futuri? Nuove uscite? Qualcosa? Sì, ora c'ho il primo EP ufficiale, perché alla fine Corey Feldman lo considero un po' come un demo. Il primo EP ufficiale che uscirà per Panorama Music Records e dovrebbe uscire il 23 novembre. E, quindi quello è il primo step, anzi no, diciamo il primo step è il video a cui sto lavorando insieme a un mio amico, videomaker, e che uscirà un po' prima, una settimana prima che anticiperà l'EP. Okay. E nonostante quello sto già incominciando a lavorare al disco perché non riesco a stare fermo. E già insomma già su questo nuovo lavoro sto cercando di portare sonorità diverse, quindi un continuo cercare cose nuove, insomma. Ok, ok. L'ultima domanda, Tommaso, poi ci salutiamo così facciamo ascoltare anche quello che comunque è il tuo set, perché sì, cioè, rimarrei a parlare con te tutta la sera, però giustamente mi sembra anche doveroso far ascoltare quello che tu fai, e poi giustamente domenica chiacchiereremo perfetto, tantissimo. Non vedo l'ora. Cosa gli volevo chiedere, Erika? Ah, questo non lo so, me l'hai passato telepaticamente, okay. Forse, aspetta. Ti volevo chiedere, Stefano, mi sono perso, lo sai? Ah, ecco, progetti futuri. Progetti futuri? Sì. Progetti futuri, non lo so, senz'altro mi piacerebbe portare avanti il live, il live dell'uscita, di quando uscirà l'EP, insomma, okay, quindi... Okay. Diciamo un mini tour dell'uscita dell'EP, okay. Però comunque non sono un musicista che vive per i live, cioè okay, mi piacciono molto, mi piace girare, però mi piace tantissimo anche la fase di composizione in studio. Perfetto. E quindi mi piacerebbe appunto dopo l'uscita dell'EP e conseguente tour mi piacerebbe proprio chiudermi almeno per 3 mesi e ora anche fino all'università e ho meno impegni, mi piacerebbe, certo, appunto almeno per 3 mesi chiuso in casa. Riesci a dedicarti completamente uscire a quello che comunque è la tua produzione e i tuoi progetti. Esatto, date le vacanze di Natale hanno dato un buon risultato. Ok, cerco di ripetere. Ok, lasciaci i tuoi contatti, Tommaso. Sì, potete trovarmi su Facebook come Qing, come Qing, tipo King scritto come re però con la Q al posto della K, e su SoundCloud uguale, e questi. Okay. Ho anche Instagram, ma ci metto foto. Quindi, tutte, quindi se io su Google cerco Qing esci fuori tu. Sì. Ok, speriamo, perfetto. Non lo so. Sì, sì, sì. Ho controllato prima. Dai, allora, figo. Quindi sì, se su Google si cerca Qing, riuscirete a trovare comunque tutto quello che sono le informazioni e i play che possono essere di questa artista. Tommaso, io ti ringrazio tantissimo per questa super conversazione. Noi ci vediamo domenica. Sei un artista, ok, mi piaci. Sei ok, capito? Sei ok, quali fact. Dai. E niente, goditi anche tu il tuo set, mettiamo il tuo live e facciamo godere di quello che è comunque la tua musica. Grazie ancora, Tommaso. Ciao a voi. Ciao. Sempre con il salotto di Electric Lorem, sempre SanthiAgo ed Erika. Abbiamo appena intervistato Tommaso, simpaticissimo toscano, che non vedo l'ora di incontrare domenica. Qing, il suo nome d'arte. Un live direi fantastico, sognante, veramente un viaggio così come è stato ed è il suo percorso, un vero viaggio. Prima parlavamo io ed Erika qui in studio e pensavamo a questa cosa, cavolo, c'è un ragazzo che passa dalla musica rock all'elettronica così, con uno schiocco di dita, e la produzione di un album poi in, nelle vacanze estive, ci ho appena detto, quindi... No, sì, quindi prima le pine, le vacanze natalizie, quindi direi che... Sì, natalizie, scusa, ma ho detto estive, io stasera sono un attimo fuori fase, tra l'altro prima chiamavo il mio amichetto immaginario Stefano invece che Tommaso, quindi perdonami Tommaso. Comunque niente, Qing è il suo nome d'arte, se lo volete cercare su Google e comunque scoprire nel dettaglio tutta la sua storia, potete googolare Qing e comunque usciranno tutte quelle che sono le sue produzioni e la sua musica, no? In realtà se volete cercare uno specifico su Facebook è Qing Beat, quindi facebook.com Qing Beat. Su SoundCloud è soundcloud.com q-ing-1 e che dire, se cercate Qing fate veramente la cosa migliore e su Google vi uscirà tutto quello che comunque è il suo percorso, ve lo assicuro, l'ho fatto prima e c'è. Domenica lo vediamo in via Stalingrado all'OZ. E niente, tutto quello che comunque è stato questa trasmissione, tutte le informazioni Electric Lorem e l'intervista appunto di questa sera sarà pubblicata sui nostri canali, ovvero il nostro sito che è electriclorem.com, poi abbiamo la pagina Facebook Maccheroni elettronici.com nella nostra rubrica di Electric Lorem e poi sulla rivista New Hope Magazine. Ecco perché ho detto Stefano, perché Stefano è la cura del New Hope Magazine. Tra l'altro Stefano, l'avevo detto nella trasmissione precedente se non ricordo male, ma Stefano verrà tra poco, tra qualche mesetto a Bologna, quindi lo conosceremo. Ci viene a trovare. Stefano collabora con noi con questa rivista, ci ha lasciato uno spazietto su questo magazine appunto e noi pubblichiamo quelli che sono i nostri podcast. Noi vi lasciamo finire di ascoltare questo set, ci vediamo mercoledì a Dynamo. Mercoledì 21 da Dynamo e giovedì di nuovo in radio alle 23:45 con il salotto di Electric Lorem. E domenica chiaramente, se venite. Domenica assolutamente Qing live a Oz. Quindi merita tutto quanto. Non mancate, io chiudo il mio quaderno degli appunti e vi lascio all'ascolto. E vi salutiamo. SanthiAgo e Erika, Electric Lorem, Radio Città del Capo. Ciao ciao! Comes the music. Electric Lorem.